Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, eccoci con Polifemo. Beh, dopo molti mesi di puntate dedicate agli eventi, e infatti abbiamo proprio creato la trasmissione, la rubrica Polifemo Eventi, ma era giusto fare così perché effettivamente il territorio, soprattutto nella stagione estiva, davvero ci ha offerto una pluralità enorme di spunti, di iniziative, e queste iniziative consentono la promozione, la crescita del territorio, la valorizzazione delle nostre ricchezze. Vi preannuncio anche che, se tutto va bene, Polifemo si espanderà anche in altre regioni italiane, motivo per cui cominceremo col Piemonte e ci saranno dei reportage, delle trasmissioni di Polifemo Eventi anche in Piemonte. C'è il canale Sky, quindi a questo punto perché non creare una realtà più grande, ma nel piccolo ovviamente. Questa sera ci occupiamo della situazione, della sofferenza delle medie e piccole imprese della provincia di Taranto, quali risposte si possono avere, se ci sono, dagli enti locali, quindi penso comune, penso regione. Vedete, noi stiamo vivendo questo dramma Ilva non solo a livello ambientale ma anche a livello occupazionale, pensiamo alla crisi dell'indotto. Ecco, c'è tutto un sistema che è sofferente, è davvero boccheggiante. Poi le medie e piccole imprese sono appunto quelle realtà che fanno muovere, no, questo ingranaggio. Se queste realtà si fermano, l'ingranaggio automaticamente si blocca e si blocca l'economia. Andiamo a salutare subito i nostri ospiti. Anzi, prima dobbiamo ringraziare la tenuta Montefusco, sita appunto sulla strada che congiunge San Giorgio a Taranto, una struttura meravigliosa, una masseria del secolo scorso che è stata riattata e ora è sede di meeting, eventi, matrimoni, eventi di ogni genere, davvero una perla della nostra realtà ionica. E allora, Fabio Paolillo, lui è il segretario provinciale di Taranto di Confartigianato. Buonasera, buonasera Paolillo. L'avvocato Dante Capriulo, consigliere di maggioranza, nonché presidente della Commissione Bilancio. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a voi. Roberto Conte è il direttore di Confesercenti Taranto, quindi buonasera. Abbiamo visto due rappresentanti di categorie produttive, un rappresentante istituzionale nella veste di consigliere comunale Dante Capriulo, e non potevano mancare i consumatori. Ecco che abbiamo Domenico Votano, presidente dell'ADOC, Associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori. Vi ringrazio per l'invito. Grazie a lei, Votano. E allora, com'è nata questa trasmissione? Una settimana fa circa, più o meno, ho letto un articolo di Fabio Paolillo, firmato appunto Confartigianato, sì, stavo dicendo Fabio Paolillo in qualità di segretario di Confartigianato, e il quale denunciava la situazione delle medie e piccole imprese, dello stato di sofferenza. In tante circostanze voi avete chiesto anche un confronto al comune, avete chiesto, comune di Taranto, avete chiesto di essere cointeressati in certe in un discorso di progettualità dell'ente civico. Almeno al momento in cui è stato fatto l'articolo non c'erano state ancora risposte, e quindi le tante domande, la solitudine delle piccole e medie imprese. E in buona sostanza si è detto: sì, ben venga la riqualificazione urbana, quella quotidiana giornaliera spicciola, ben vengano i fiori e i fiorellini, ma ci vuole ben altro. Ecco, Paolillo, io così, direbbero i latini, summatim breviterque, proprio in termini estremamente sintetici, ho esposto il succo di questo, che è un grido di dolore che va affrontato. Sì, noi purtroppo quotidianamente siamo testimoni diretti di una sofferenza, la sofferenza che è quella più silente, perché poi alla fine, come è noto, le piccole imprese
gli artigiani, i commercianti, non sono quelli che vanno sul giornale, non sono quelli che vanno nelle TV, cioè le problematiche, ovviamente quella dell'ILVA assorbe tutto, però la preoccupazione è che mai forse in questo periodo, almeno da quando, insomma, dalla crisi pesante degli anni 90, forse in questo periodo si sta vivendo quella analoga, nel senso che sta mancando il reddito. E mancare il reddito, a parte ce ne accorgiamo dai numeri, dalle imprese che si cancellano, che chiudono, ma ce ne accorgiamo proprio dalla conversazione quotidiana con le imprese, effettivamente non sappiamo che cosa dire. Voi avete chiaramente il termometro, no, della situazione. Poi, però c'è anche un fatto visivo, perché basta percorrere le vie cittadine e te ne accorgi. Questa è la Cinesca abbassata, serrata. Ecco Paolino, però voi avete detto, noi vorremmo essere coinvolti dal comune, perché sì, se il comune vuole rivitalizzare, noi siamo gli attori protagonisti, non le comparse. Dobbiamo essere sinceri, noi non stiamo vedendo un immobilismo da parte dell'amministrazione comunale, anzi forse stiamo vedendo in questi ultimi mesi un tentativo di reazione, lo vediamo però in azioni spot, tipo quella che stanno brillantemente facendo sulla pulizia delle strade, dove si vede anche poi purtroppo che il cittadino, dove si mette in evidenza che il cittadino tarantino è incivile, molti cittadini sono in ultra incivili causa, purtroppo. In questa reazione, quindi, dove ovviamente sono stati messi in pista anche dei progetti a lungo termine sulla viabilità, sulle cose che abbiamo letto sui giornali, che già basta dire questo, cioè noi abbiamo letto sui giornali, quindi non siamo stati partecipi di questo. Però nonostante comunque, le continue però queste cose missive inviate, queste cose no? sono positive. Vorremmo partecipare in questa fase, perché crediamo di essere, avendo quantomeno il polso della situazione, potremmo essere sicuramente d'aiuto agli consiglieri comunali, agli assessori, per fare ancora meglio. Ecco, questo volevamo dire. Questo sta mancando. La contraddizione è che poi vai a leggere sempre i giornali, lo stesso sindaco dice ok il confronto con i corpi intermedi, e noi siamo pronti, da so un bel che po'. Avete mandato un bel po' di lettere, la prima, sì, vabbè, la terza, quello è il nostro secondo ruolo. Me è stata colpa delle Poste Italiane, no. Secondo me c'è una sfiducia, nel senso che loro non ci ritengono in grado, questo non so, le pensiamo tutte. No, secondo me c'è stata una sottovalutazione, non in malafede, forse un disguidi organizzativi, a mio avviso, perché non posso pensare che un'amministrazione comunale, qualsiasi essa sia, c'ha delle organizzazioni di categoria qualificate, rappresentative. Io le ascolto, poi magari me ne frego e faccio a testa mia, però quantomeno le ascolto, no? Ecco, benissimo. Questo. E allora, l'avvocato Dante Capriulo, consigliere di maggioranza, presidente della Commissione Bilancio. Capriulo, allora a questo punto noi abbiamo registrato questo stato di malessere delle imprese denunciato da Confartigianato e quindi anche l'appello affinché, ecco, visto che abbiamo lei qui presente come rappresentante dell'amministrazione, ecco, potrebbe essere, come dire, il messaggero, no? Tra virgolette, il tradunione, il ponte. Perché giustamente, Paolino, lo dici io, insieme ad altre categorie, abbiamo chiesto un'interlocuzione, vogliamo essere coinvolti nei programmi e nei progetti, perché poi quei progetti vanno a ricadere su di noi, siamo noi operatori del settore, i destinatari. Quindi Capriulo, io dico che c'è stato una non c'è stato menefreghismo assolutamente, non lo vedo. Si è sottovalutato l'appello, la richiesta di essere ascoltati. Sicuramente una richiesta assolutamente legittima e comprensibile, ovviamente come hai detto tu, diciamo, me ne faccio carico e me ne assumo la responsabilità, diciamo, di portare avanti queste istanze, sapendo che tra l'altro, adesso non lo dico per scusarmi, però io non è che rappresento tutto il comune in senso lato, a 360 gradi, prendere contatti con gli assessorati al ramo. Questa è una volontà che la maggioranza consigliare ha sempre espresso, no? Perché noi poi, diciamo, siccome non ci nascondiamo dietro al fatto che facciamo politica, no? Nel senso buono della parola, sta proprio nel nostro
DNA di forza di centrosinistra, quello del dialogo, come diceva prima Paolillo, dei corpi intermedi, no? Noi non siamo quelli che pensano di rappresentare tutto, noi siamo rappresentati soli al comando. Assolutamente no, anzi, diciamo, la capacità di dialogare, di costruire insieme ai corpi intermedi è fondamentale per la nostra parte politica, no? Quindi da questo punto di vista probabilmente alcune cose vanno migliorate e noi ce ne dobbiamo far carico e, diciamo, poi al termine della discussione di questa sera sicuramente ne uscirò anche più arricchito io. Per esempio, no, Capriolo diceva giustamente Paolillo nella lettera che ha sottoscritto, no, in qualità di segretario di Confartigianato, dice: ora andiamo incontro alla raccolta differenziata e sarà un grosso snodo il discorso del piano parcheggi, cioè le attività commerciali. Purtroppo vivono e muoiono con questi problemi. Ovviamente l'amministrazione ogni giorno si trova ad affrontare, non vi nascondo che spesso nemmeno noi come consiglieri comunali sappiamo tutto quello che accade, perché poi ci sono le diverse competenze, c'è la velocità dell'amministrazione, quindi certe volte non riusciamo nemmeno noi a stare dietro a tutto. È ovvio che vanno creati dei momenti di confronto sulle questioni importanti. E su questo almeno loro sanno, quelli che sono i tre seduti qua, che per quanto mi riguarda cerco in qualsiasi modo di confrontarmi e di portare avanti l'istanza, sapendo che poi c'è anche un momento decisionale che spetta voi. Sì, no, ma lo giustamente si dice, noi vogliamo io essere... però vorrei, diciamo, adesso non è che per dividere, diciamo, le responsabilità, ma penso che un settore così importante come quello delle piccole e medie imprese, che tra l'altro dovremmo anche definire perché diventa altrimenti indistinto, non è soltanto un problema del comune, perché il comune ha una parte di responsabilità rispetto a questo settore. Bisognerebbe capire anche come loro poi dialogano, per esempio, con la Camera di Commercio, con la Regione. Cioè, voglio dire, ne parleremo nel secondo. No, e non c'è solo il Comune. È uno degli interlocutori. Qua, benissimo. No, fammi concludere questo concetto, sì. Perché poi nel nostro programma amministrativo, perché siccome pensiamo che nel medio periodo noi dobbiamo sostituire la monocultura dell'acciaio, il ruolo delle piccole e medie imprese è fondamentale, deve essere il corpo che cambia Taranto, no? Quindi da questo punto di vista tutto quello che è possibile fare lo dobbiamo fare e in parte lo stiamo anche facendo. Ok. Roberto Conte, direttore di Confesercenti Taranto, la vostra categoria ovviamente rappresenta le attività economico-produttive, un grido di dolore che Paolillo ha sollevato e che sinceramente, sicuramente anche voi condividete. Infatti io ho detto l'intervento che è stato fatto portava una serie di sigle, appunto. Insomma, una città che si svuota. Sembra quasi che ci sia poca differenza tra centro e periferie, perché attività storiche del centro, storiche, chiudono le serrande. Il degrado, l'abbandono, insomma, i numeri sono impietosi. La facciamo così nera, però. Capriolo, se noi andiamo in una città di centro, obiettivamente attività storiche hanno chiuso, è triste. Penso al Bar Principe, penso alla Libreria Filippi. Ieri sera ho trascorso una piacevole serata nel centro di Taranto, mi sembrava molto viva la città. Poi è chiaro che i problemi ci stanno. Comunque, il numero delle imprese che boccheggiano c'è. Come risalire la china, Roberto Conte? Ma è un periodo di crisi che tocca un po' tutta la nazione, in particolare Taranto lo sta vivendo di più. Venendo alle parole diceva Dante Capriolo, in questo momento noi abbiamo la regione che sta facendo, diciamo, il massimo sforzo per queste categorie attraverso i distretti urbani del commercio, no? Sta finanziando una serie questi distretti proprio per rilanciare e rendere più accessibili le nostre città. Il problema è che questa strumento che sta facendo dialogare di più
le categorie con le amministrazioni comunali, proprio perché sono gli artefici di questi distretti urbani del commercio, Taranto sta vedendo qualche problema, nel senso che non abbiamo un interlocutore. Noi il nuovo assessore non l'abbiamo incontrato da quando è stato nominato. Si riferisce a Cataldino? Sì, perché assessore alle attività produttive. Noi abbiamo il presidente del distretto urbano che si è dimesso, era il vecchio assessore, non abbiamo avuto ancora il sostituto. Non è che Taranto sta perdendo qualcosa, perché l'ultimo bando che ha fatto la regione sui distretti è a sportello, quindi quando saremo pronti, però eravamo pronti per presentare la domanda con Valentina Tilger, si è fermato tutto lì. Ora sembra, dai giornali leggiamo che l'assessore i tavoli li ritiene inutili. Capullo, è un'affermazione un po' quindi pesante. Sono d'accordo, è una che sua affermazione, lo so, però rappresenta un'amministrazione e poi lo fa nel momento che lancia gli stati generali del commercio. Dice, l'amministrazione sta organizzando gli stati generali. E come li andiamo a organizzare se poi i tavoli li ritiene inutili? Cioè bisogna capire che cosa si vuole fare, perché io sono d'accordo con Fabio, qualcosa si sta vedendo, qualche iniziativa, ma sono iniziative spot non concordate, perché non c'è stato un minimo, non solo una risposta alle nostre richieste di incontro, ma anche lì dove ci sono dei termini da rispettare, il primo bando dei distretti urbani fra 90 giorni scade, e se non facciamo alcune iniziative rischiamo di restituire i soldi che abbiamo preso. Cioè sono situazioni che non si riesce a capire, okay, perché non si portano avanti. Domenico Votano, presidente dell'ADOC, Associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori. Il consumatore è il termine ultimo, no? Di questa filiera, diciamo, il destinatario ultimo. In che modo il consumatore viene penalizzato da certe situazioni di non ascolto o presunto non ascolto? Poi se vuol dire qualcosa in merito al dibattito. No, io direi il contrario. Il consumatore è il perno, è il principe di queste situazioni. No, dicevo nell'ordine della... In che ordine? Non lo so, non sto capendo, cioè, però io, nel contesto... No, io nel produco, contesto. Io azienda produco, sì. Mi dovrei confrontare con l'amministrazione, produco cioccolatini e poi i cioccolatini alla fine vanno al consumatore che li mangia. E l'azienda deve capire il consumatore che tipo di cioccolatino vuole, come esatto. Vuole essere servito, dove lo vuole comprare, se lo vuole incartato dorato, cioè il consumatore è il perno di tutto, il comune deve valutare il cittadino come sta vivendo la sua città, il commerciante deve valutare cosa sta dando, come si presenta al consumatore e va a comprare dal commerciante, dall'esercente. Il cittadino a questo punto vuole capire a che punto viene messo, che importanza ha il cittadino e il consumatore. Prima con il dottor Capriulo abbiamo fatto un cenno, uno scambio di battute sul fatto della mia anzianità di presidenza. E io devo ammettere una cosa. Nella Nel backstage della trasmissione. Sì, nella mia anzianità di presidenza. Quante io non ho... primavere? Sono un bel po'. Bello, è una cosa positiva, vuol dire che sono un bel po'. È apprezzato, no? Diciamo apprezzato, però voglio dire, però mai come queste ultime due amministrazioni, le associazioni di consumatori, io parlo per me, l'ADOC, non ha avuto una chiamata, una, per dire cosa ne pensa l'associazione dei consumatori. E devo ricordare che c'è l'obbligatorietà in alcune riunioni.
in alcuni consensi, c'è l'obbligatorietà di sentire l'associazione dei consumatori. Non si bisogna aspettare che l'associazione dei consumatori scriva per essere, per dire, però quando avete scritto questa, non c'è stata neanche risposta. No, so che c'è un faldone AUDOC da qualche parte dove vengono messe le lettere dell'AUDOC, al di là di AUDOC e l'associazione dei consumatori. Ma state nella lista nera? Ma non penso, ma se già un'associazione come la Confartigianato, addirittura la Confesergenti, non rientra per sentire lo scambio, per sapere cosa ne pensa di quello che avete fatto e volete fare, per dire, giusto, non per dire se facciamo così è meglio, no, per dire, ah, volete fare questo, va bene. Ma Paolillo, altre categorie sono trattate meglio? Altre organizzazioni di categoria? Vabbè, no, non vorrei che adesso questa trasmissione divenisse un punto di denuncia di chi viene ascoltato o non ascoltato. Ma unici ancora ci sono figli e certo, figliastri, no? Il cittadino, no, scusate, il cittadino nota quando le saracinesche vengono abbassate. Si vedono. Le persone che vivono in alcune zone, tipo il borgo, tipo tutta via Anfiteatro, e purtroppo agli inizi di via Tiaquino e via di Palma le saracinesche si sono abbassate. E quando vedi saracinesche abbassate nel cuore della città, ti duole. Negozi di alta firma sono state abbassate, quindi capisci che... Ok, prima di andare in pubblicità, perché la cosa mi stimola, anzi, dopo la pubblicità voglio capire se Paolillo si sente figlio di un dio minore. Bene, seconda parte di Polifemo, siamo in studio, anzi no, siamo presso la tenuta Montefusco, una perla per quanto riguarda l'accoglienza. E sede di meeting, incontri, eventi, matrimoni e quant'altro. Ci stiamo occupando della situazione delle medie e piccole imprese ioniche, le difficoltà che esse vivono, il rapporto con gli enti locali. E nella prima parte abbiamo sentito le doglianze di Confartigianato e di Confesercenti che dicono, nonostante, nonché dell'AUDOC, tutti i rappresentanti qui in studio hanno detto: purtroppo noi non veniamo coinvolti, non veniamo ascoltati proprio dall'amministrazione comunale. Allora io provocatoriamente, perché un po' di sale va messo, altrimenti che ci stiamo a fare, altrimenti uno va su un altro canale, ma lasciamo perdere quale, e dicevo Paolillo, qualche altra organizzazione viene ascoltata di più? Cioè voi vi sentite figli di un dio minore? Io non so fino a quando e a quanto può essere. Cioè, voi magari altri si accontentano di fiori e fiorellini e voi no. Noi dobbiamo, no, perché, dobbiamo badare, sa, i fiori e i fiorellini vanno di moda. In questo momento dobbiamo badare ai risultati. Se c'è qualcun altro che ha un rapporto privilegiato, ma comunque i risultati non li vediamo lo stesso. Sicuramente in passato ci sarà stato, adesso io non so darti una risposta precisa. Si vedono soltanto che i risultati possono essere ancora migliori, ecco, mettiamola così. Ci sono alcuni interventi urgenti che si devono fare, che si possono fare. Dante lo sa, perché Dante, poi noi ci vediamo ogni anno con Dante per il discorso delle imposte, no? Con Capriulo, perché poi lui al contrario ha la sensibilità poi di convocarci. Purtroppo veniamo convocati a fotografia già scattata, quindi a Babbo Morto. A consuntivo. Vabbè, qualche modifica abbiamo fatto, dai, sì, però ci siamo lasciati l'altra volta, che dopo un mese ci saremmo dovuti vedere, perché invertivamo il meccanismo. Non lo so, poi ovviamente lui non è un assessore, è un consigliere, non lo so se ha queste... lui a un certo punto diceva, io al sindaco dipendo, no? Fino a un certo punto, è chiaro. Però sarebbe bello comunque partecipare un po' tutti a questo tipo di discorso, poi ognuno con i propri ruoli e con le proprie capacità, perché comunque non dimentichiamo che in questo Consiglio Comunale ci sono delle menti, ci sono delle capacità, Dante ne è una, ce ne sono anche altre, e ci piacerebbe che il Consiglio Comunale svolgesse il suo ruolo, perché molto spesso il Consiglio Comunale non lo svolge, perché viene tutto svolto dagli assessori. Dalla Giunta, diciamo. Dalla Giunta, che secondo me, andandoci a leggere le norme, non è così. Cioè, le idee devono partire anche dal Consiglio Comunale e nel Consiglio Comunale. Anche perché è l'organo più rappresentativo. Ci sono le commissioni che hanno il dovere di convocare
le associazioni, di sentire il, insomma, il posto, addirittura nel regolamento c'è la partecipazione, no? Cioè il cittadino può partecipare anche alle commissioni, cioè, facciamo anche questo, contribuiamo tutti a portare tanto in una direzione positiva. Noi ci abbiamo provato, ci stiamo provando, noi siamo un gruppo di associazioni che molto spesso hanno collaborato insieme, mi piace citarle, c'è la CNA, c'è la UPALAP, c'è l'UNSIC, no? Ci sono altre associazioni pure che insieme a noi vogliono partecipare, poi ci sono anche le altre che non fanno parte di questo gruppo, che probabilmente hanno canale preferenziale, i loro canali, la loro corsia privilegiata. Il problema è portare i risultati. Non si può non avere fiducia in un'amministrazione comunale, se no, se dovesse passare il messaggio che la politica fa schifo a prescindere, non svolgeremo il nostro ruolo. Noi facciamo un ruolo di intermediazione, noi dobbiamo raccogliere le istanze e portarle a qualsiasi tipo di amministrazione comunale. Non si può a prescindere dire voi non siete bravi, voi non sapete fare, però consentiteci, ecco questo, venga consentito alle associazioni di svolgere il proprio ruolo. Cioè, capito, allora, la domanda è inutile, perché sono stati forniti da Paolino. Ripeto, poi con tutti quelli che siamo qui ci conosciamo così bene che, diciamo, ognuno di noi conosce pregi, difetti e credo c'è vizi anche e virtù. Vizi, virtù, e c'è anche il rispetto tra le persone, no? Per cui diciamo, come dire, anche con te ci conosciamo così bene, certo, dopo tanti anni, per cui dico, cioè, mi trovo un po' in imbarazzo rispetto ad alcune considerazioni, perché ovviamente io la penso dal punto di vista di impostazione esattamente come loro, soltanto che però, diciamo, io non vorrei adesso che la facciamo più nera della mezzanotte, cioè nel senso che io, mentre parlava Paolillo, mentre parlava Roberto, Domenico Votano, facevo mente locale su tutte le volte che ci siamo incontrati, perché poi non è che, no, che sembra quasi che ci vediamo oggi dopo due anni. Noi qualche giorno fa eravamo riuniti in Commissione Ambiente, per esempio, a discutere di tutte le modifiche sul regolamento che riguardano le aree cimiteriali proposto dalle associazioni. Abbiamo fatto una serie di cose, ti ricordava prima tutto il percorso sui tributi, stiamo facendo altre iniziative sui deorsi, abbiamo incontrato le rappresentanze sul commercio, cioè abbiamo fatto degli interventi sull'urbanistica, sono venute altre rappresentanze, cioè voglio dire, gli incontri poi sono quasi all'ordine del giorno per quanto riguarda i consiglieri, perché poi c'è una separazione tra l'attività che fa la giunta e l'attività che fa i consiglieri, quindi non è, adesso voglio dire, questa attuale amministrazione, il dialogo per quanto possibile lo cerca. Poi ci sono alcuni settori un po' più delicati, come quello commerciale, che sicuramente merita un'attenzione. C'è un problema sul distretto urbano del commercio, è chiaro che va affrontato, no? Perché sicuramente, diciamo, c'è stato, diciamo, una prima fase in cui le attività erano un po' più dinamiche, e adesso che le attività che non sono con lo stesso dinamismo, e quindi queste cose vanno migliorate. Però ripeto, io potrei fare l'elenco, diciamo, di tutte le cose dove c'è confronto e dove c'è avanzamento, dopodiché dobbiamo cercare di essere propositivi, no? Cioè, anche da parte loro, no? Cioè, non è che veniamo, diciamo, adesso, con tutto il rispetto, diciamo, alla trasmissione, e con la trasmissione risolviamo il problema. No, la trasmissione vuole solo è assolutamente uno stimolo. No, uno stimolo, no? Può però partire da questa sede, però da questo punto un input di vista, attraverso il quale Capriulo fa portavoce di queste, diciamo, io, no, Capriulo nella sua veste di rappresentante dei cittadini eletto dal popolo, no? Con gli altri consiglieri di maggioranza, cioè, ripeto, siccome conosco in larga parte come la pensano, e in larga parte la pensano come me, perché veniamo poi tutti da una certa cultura politica dove la partecipazione è elemento costitutivo, no? Cioè, noi rientra nel PD, Capriulo? No, momento, però potrebbe, senza Renzi magari, diciamo, si potrebbe. Sì, senza Renzi sicuramente è meglio, però, diciamo, non è oggetto della discussione. Poi anche Paolillo in veste politica, qualche domanda politica, perché sto vedendo, allora, dei post. Da questo punto di vista, credo che l'elemento della partecipazione, e tra l'altro io sono
quello che si è speso in Consiglio Comunale per far approvare il regolamento sul bilancio partecipato, che tra l'altro dopo le varie difficoltà, perché poi purtroppo dobbiamo rincorrere l'emergenza ogni giorno, dovrebbe anche, diamo qui anche una notizia in anteprima, dovrebbe partire a breve, dove c'era un coinvolgimento anche di tutta la popolazione, quindi la partecipazione e il confronto con i corpi intermedi è fondamentale, perché poi io lo voglio ricordare ai telespettatori, noi alla fine come consiglieri comunali siamo gente che non è che facciamo i politici professioni, io ogni giorno vado a svolgere il mio lavoro quotidianamente, quindi non possiamo pensare di essere tuttologi e di sapere tutto di tutti e riuscire a risolvere tutti i problemi, dobbiamo assolutamente confrontarci, perché sicuramente sull'artigianato Paolillo ne sa molto più di me. Io devo essere bravo ad interpretare e a tradurre in atti amministrativi quelle che sono le competenze degli artigiani e delle piccole e medie imprese. Sul commercio, cioè quante volte, Roberto lo sa, quante volte abbiamo chiesto a lui, che è uno dei massimi esperti nella città di Taranto sul commercio, o per quanto riguarda i consumatori con l'ADOC o con Domenico Botano. Quindi noi dobbiamo avere la capacità e anche l'umiltà, per certi punti di vista, da questo punto di vista ti ringrazio, di ascoltare, di recepire e però poi decidere, perché questo è uno dei problemi anche del passato, che poi non è un assemblearismo dove non decide nessuno, qualcuno poi deve decidere e si assume la responsabilità delle decisioni. Okay. Roberto Conte, proprio in questi giorni c'erano dei dati che parlavano del boom turistico riguardante la città di Taranto, anzi, mi sono compiaciuto e ho fatto anche un senza bavaglio, una delle altre mie rubriche, dove Taranto compare numericamente, addirittura come svolge una funzione di effetto traino rispetto alle altre città pugliesi, agli altri capoluoghi di provincia pugliesi, e la Puglia sappiamo che ha il primato nell'appeal turistico in Italia e non solo. E mi sono domandato, ma caspita, Taranto, boom turistico, Taranto attrae, Taranto così, Taranto colì. E poi i negozi chiudono, e la gente muore di fame, e i cassintegrati, e i disoccupati, e qualcosa non funziona. Allora forse tanto ben di Dio, tante ricchezze, tante potenzialità, c'è una classe politica che non riesce a ottimizzare queste ricchezze, perché se i turisti vengono a Taranto e i negozi chiudono, qualcosa non funziona. Non è colpa della classe. No, dico, in genere no, c'è qualcosa che non funziona. Questo non ho capito, questa assioma. No, dico, cioè, se arrivano i turisti, il merito se, è. Cioè, non capito, no, dico, se arriva, mi sono perso. No, se arriva il turista. C'era anche un merito rispetto all'attrattività della città. E non c'è evidentemente un ritorno economico, no? Una miglioria da parte proprio a favore delle imprese. Ora posso aver sbagliato a dire solo la classe politica, però c'è qualcosa che nel meccanismo non funziona, qualunque sia la causa. Scusami, proprio 30 secondi su questo concetto che viene dall'economia, ma penso che è un concetto politico, no? Cioè, l'impresa è l'impresa individuale nasce anche perché deve essere capace poi di fare determinate cose. Non è che la politica però, può tutto. Capiulo. Che se un negozio poi chiude anche perché magari ha gli orari sbagliati. No, vabbè, ai commessi, l'attività della libera impresa che deve avere attrattività. Sì, giusto, però devo dire anche un'altra cosa. Se io considero la città vecchia di Taranto, che è una perla, però è una perla purtroppo che sta crollando a pezzi. Allora il turista viene, sta due giorni, la vede quanto è bella, però poi il fatto che non ci sia un piano, come dire, organico, no? A 360 gradi. Io ci sto ogni mattina in Città Vecchia, perché la sede delle commissioni è lì. Io non avevo mai visto tanti turisti come in questo momento. È positivo, è certo. Però non basta, perché l'imprenditore che deve venire ad investire nella Città Vecchia, poi non si deve trovare la Città Vecchia sporca o il cassonetto vecchio, non so se rendo l'idea. Occorre evidentemente o il marciapiede rotto o l'abusivo o tante altre, sto dicendo tutti, o il palazzo che sta crollando. Cioè, dicevo, Conte, da un lato c'è stato un sussulto di gioia da parte mia, perché dico, vuol dire che Taranto è viva, così come si è visto l'immagine proprio del delfino nel mare di Taranto davanti a quel mostro dell'Ilva. Allora dice, ma grazie a Dio forse tutto non è perso, però evidentemente ora
sarà la politica, saranno gli imprenditori, sarà la stella nera che ci perseguita, non sappiamo chi, però sta di fatto che tutto questo benessere potenziale non si traduce in benessere reale. Ma il fatto che comunque il turismo è aumentato significa che qualcosa si è fatto e anche l'amministrazione ha fatto la sua parte, no? Il problema è che non c'è una progettualità che bisognerà per forza avere, perché per fare un esempio, sempre dalla stampa, l'altro giorno l'assessore Cataldino parlava dell'utilizzo dei negozi sfitti, no? Che è un problema che potrebbe aiutare il commercio nelle vie, la città, nelle vie dove le serrande sono abbassate. Però per tornare al turismo, la città vecchia, maggiore proprietà di immobili nella città vecchia è il comune, c'ha tanti locali sfitti che potrebbero andare in quella direzione, il riutilizzo. Ma molti sono stati fittati, già anche di recente, non è, cioè tutta non il primo tratto, non tanto, però, Il discorso è che lì hai bisogno di un progetto, perché se vai a spot. Ma sì. Il progetto si chiama CIS, nel CIS tutte queste cose sono state, cioè non è che poi il CIS è il comune, poi il CIS è il governo, tutti i soppengo che sono stati, avrei affidato la ristrutturazione della città vecchia ad un esperto, ad un architetto del settore, come è stato Boigas, ma uno che proprio dicesse ora. Scusa, ma non è che adesso lo dimentica, il Borgo ha fatto un concorso internazionale di idee, ma perché sono stati dei vincitori. Caprulo, ma perché il Borgo antico di Taranto crolla a pezzi e quello di Bari e di Lecce sono un gingillo? Come mai? Però adesso dobbiamo riprendere dovremmo andare piano blandino. Sì, dovremmo andare a fondo a 30 anni di distanza, a ritroso. Grazie per avere anche l'insediamento all'università, adesso la caserma dei carabinieri. C'è tutto il primo tratto di via Duomo che comunque è molto riqualificato, no? Cioè, poi ci sono altri pezzi, ci sono una serie di interventi e c'è il CIS, che è questo termine che dovrebbe contratto istituzionale di sviluppo che dovrebbe completamente rivoltare la città vecchia. Poi come sapete c'è un problema di interventi della sovrintendenza, la cosa non è semplicissima, okay. No? Però la progettualità. Ritorniamo a Conte. No, io vorrei dire che la progettualità c'è, poi ci sono i tempi. Ecco, perché no, Conte. Diciamo che non c'è la progettualità. No, però si ha l'idea, molto spesso di interventi tampone più che organici. Sì, quello andare a tamponare, ma non una linea unitaria, precostituita. Sì, il problema che notiamo è quello, cioè questa progettualità, se c'è, non la vediamo, nel senso che arrivare in città, farsi un pezzo di via Duomo e poi trovare via Cava vuota, no? Cioè dove c'hai la maggior parte dei locali di proprietà del comune, non si capisce perché questo tipo di intervento lo si inizia proprio dall'ente pubblico, sarebbe più facile, perché questa proposta io la sposo, è una buona iniziativa il riutilizzo dei locali sfitti, però la vedo difficile con i privati. Se inizia l'ente pubblico sarebbe ancora più facile, e avere un centro molto più accogliente come quello della città vecchia aiuterebbe ancora di più allo sviluppo del turismo, che è in aumento, però eravamo gli ultimi, adesso stiamo un po' risalendo, si sta facendo, ma si potrebbe fare certamente di più. Per questo, diciamo. Volevo sentire sull'argomento Votano, perché evidentemente, come detto, una spia positiva c'è: il consumatore, nel nostro caso il turista, il consumatore che viene da altre parti d'Italia, o meglio ancora viene dall'estero, evidentemente
riceve qualcosa che lo attira e che lo fa anche soggiornare sul territorio. Però poi evidentemente manca forse, usiamo il forse, un discorso di sistematicità. Più volte con Dante ci sentiamo. Perché faccio... Cioè io le faccio questa domanda, perché... chiedo scusa, perché a Bari Vecchia e nel borgo antico di Bari, Piazza del Mercantile e quant'altro, e a Lecce c'è questo benessere derivante appunto che vivono le attività imprenditoriali, nelle attività economiche, e a Taranto invece si vive così, a mozzichi, usando un'espressione un po' dialettale. Forse il balbettio iniziale di un cambiamento, come diceva prima Dante, dalla una monocultura siderurgica a un passo di qua, non facciamo né pro Ilva né contro Ilva, ma di qua a quanti anni a un futuro senza metal. Magari. Forse il balbettio iniziale, ma sappiamo che, come la penso io, Dante lo sa, ciò che batte l'associazione dei consumatori, almeno personalmente, sono i servizi. Servizi sia per il cittadino che per il turista. Una città non... E a che punto siamo? Il termometro dei servizi. Io, non essendo presente nelle commissioni come Aldo, che da cittadino, da lavoratore, da chi raccoglie le istanze dei consumatori, se dobbiamo fare un quadro dei servizi, il mio giudizio è pessimo, assolutamente pessimo, perché è inaccettabile che sia testimone che da ricezione da parte dei cittadini che vengono per un problema e poi si parla in generale davanti al tavolo dell'ADOC, fatto dei servizi. L'AMAT forse sta un po' adesso, risalendo la china, un po' adesso, però è inaccettabile che quando fai richieste anche come associazione, io ci punto, la piazza Fadini e tutto il circondario della piazza Fadini è praticamente un mercato di terzo, quarto, quinto livello. Praticamente, se fossi io, la chiuderei. Io sono sicuro, la chiuderei. Pessime condizioni igieniche. Piazza Fadini parla. Sì, direttamente Piazza Fadini, condizioni igieniche pessime, cassonetti esterni che vengono utilizzati dai lavoratori della piazza, non possono essere usufruiti, chiamati direttamente l'AMAT, ma l'AMAT forse anche con personale addetto non è intervenuta. Amio. Quindi quello che penso io è i servizi della città, dove è possibile rendere la città più appetibile per i turisti, però più vivibile per i cittadini. Non lo so, la programmazione della vostra, non la conosco se non leggendo i giornali. So gli spot di intervento da parte dell'assessore Gadardino, che posta e l'AMIO postano degli interventi fatti ripetutamente su dei siti dove vengono abbandonati. Lì poi secondo me qui dovremmo aprire anche una parentesi sull'inciviltà. No, ma non solo sull'inciviltà, ma anche sulle tecniche di lotta contro gli incivili e contro gli abusivi, che purtroppo i metodi non hanno prodotto risultati. Io non so a che punto l'intervento risultati. È il controllo visivo della città. Ma lì è un discorso secondo me di forze dell'ordine. Se lo dice un'associazione dei consumatori, mettetele da camere dappertutto, un'associazione dei consumatori che attenta alla legge, che viola la privacy e quant'altro, mettete le telecamere sui punti facendo, particolari. È un lavoro che si sta facendo. Perfetto, lo venga a sapere. Sono stati nominati dei visiti ecologici. Perfetto. È un balbettio iniziale, un passo del cambiamento alla volta, francamente molte volte diventa la fatica di sicuro. Facciamo sciogliere la lingua, diciamo, no, dopo questo balbettio iniziale. Sì, sicuramente però... la strada è questa, anche se come te non è che mi entusiasma molto, no, che dobbiamo tenere un grande fratello, però mi sembra inevitabile per il livello di inciviltà di una parte minoritaria della città, che Dante è una parte minoritaria, ma che ha preso il sopravvento.
Che ha preso per detto che commercianti da... coffesercenti ne lamentano la situazione, compreso gli incivili dei cani. Cioè, stiamo parlando comunque, forse di cose basse. Diciamo, però... gli incivili stanno in tutte le categorie, anche tra i commercianti. Dice, no, quello di incivili non l'ho detto per dire. Senso che non rispettano le regole, perché poi se tu vedi davanti a un negozio queste distese di carrozzoni. Io una domanda posso fare. Prego, poi la diamo la risposta nella pubblicità. Perfetto. Domanda: per quanto riguarda le aperture degli esercizi commerciali, ultimamente sto vedendo che si aprono gli esercizi commerciali e qui io come cittadino, utente e consumatore non andrei a comprare niente. C'è un piano che possa evitare apertura di che cosa? Sì, allora, non comunitari, se dico extracomunitari vengo tacciato di sa quale cosa, apertura diventa di negozi. Diventa un salviniano. Sì, ma non si può parlare dicendo un maggiore controllo su questi negozi, su quello che vendono e come lo vendono. E dico, guardate, se andate a comprare un elettrodomestico da questi negozi non avete nessuna garanzia. O addirittura anche negozi in cui si vendono generi alimentari. No, maggiore controllo su quello, ma no, soprattutto elettrodomestici, materiale elettrico. Ok, finito qua. Se c'è un piano. Nella terza parte di Polifemo io voglio parlare della questione dell'abusivismo, perché devo dire io massimo rispetto per l'impegno del questore Bellassai, che certamente ha voluto prendere, come dire, il toro per le corna, però poi alla fine i risultati sono penosi, nel senso che purtroppo, per farla breve, il parcheggiatore abusivo che viene arrestato, dopo due giorni torna e continua a fare l'abusivo nella stessa zona in cui è stato arrestato. Se vado davanti all'ospedale Nord, ospedale Nord, uno entra, c'è la polizia, ci sono i vigili, cioè, e c'è il bel venditore di cozze con tanto di ombrellone, con tanto di bidone dell'acqua, e le cozze sono baciate dal sole, quindi immaginate 40 gradi quello che succede. Idiota chi li compra, innanzitutto. Però Luigi, non c'entra niente in questo. No, le forze dell'ordine. C'è un fatto, Paolino. Io ti arresto e domani mattina tu sei di nuovo lì. Stiamo parlando, quelle forze dell'ordine rispondono per la loro competenza. Guardi di finanza per quanto riguarda. Sì, allora ritorno. Passione fiscale. Sì, posso, Paolino. Però se ho trovato Luigi Abbate che fa il parcheggiatore abusivo il 18 settembre. Purtroppo il 21 settembre, io ritorno. Prendo Luigi Abbate, lo sbatto dentro. Non è che gli do il premio. No, Luigi. Esiste anche il DASPO di zona. Proprio il DASPO, veramente. Noi siamo intervenuti l'altro giorno sul. Ne parliamo dopo la pubblicità. Bene, terza parte di Polifemo, questa sarà, diciamo, quella più densa, anche come tempi, perché poi un'ultima sarà un po' più breve, perché abbiamo un'altra cosa bella da farvi vedere dopo il dibattito. Statte con noi a cena, una bellissima iniziativa del Comune di Statte, una cena appunto di comunità per festeggiare il 1900 e i 25 anni di autonomia del Comune di Statte, ma questo è un altro discorso. E allora, dicevamo, Paolillo, io ho toccato il tema dell'abusivismo e ho notato un grande impegno nel questore di Taranto, che è arrivato con un bel piglio, con una volontà, e lo apprezzo, lo abbiamo apprezzato in tanti, però poi alla fine io, da uomo della strada, non da giornalista, cammino e mi ritrovo il parcheggiatore che minacciava la signora Maria il giorno 15 settembre, dico per dire, il parcheggiatore viene arrestato, il 21 settembre, lo stesso parcheggiatore torna nello stesso posto e minaccia la signora Giovanna. Vado davanti all'ospedale Nord e mi trovo il venditore di cozze che sta fisso lì con la sua boatta d'acqua, usando un'espressione dialettale, e con queste cozze belle che con 40 gradi fermentano, e con gli idioti dei cittadini che le vanno a comprare. Che poi il cittadino che compra quelle cozze e nella migliore delle ipotesi si becca una gastroenterite è proprio un idiota, dovrei dire altre parole più pesanti. Voglio dire, alla fine probabilmente al di là forze dell'ordine, comune, vigili, questo e questa, c'è un problema di non efficacia della misura repressiva nei confronti della, perché la Taranto è il regno degli abusivi, c'è poco da dire. Eppure, voglio dire, io dico, no? Se tu sai che lì davanti all'ospedale Nord c'è Luigi Abbate che vende le cozze, dopo tre giorni, vai ogni giorno, Luigi Abbate non venderà più le cozze lì, vai a via Pitagora,
in fondo, verso il circolo ufficiale, e ti trovi lo stesso parcheggiatore abusivo, il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, il quarto giorno, incomincia a martellare la zona. E poi uno dice, no, ma scusate, io commerciante, pago le tasse, c'ho un ristorante, c'ho un'attività commerciale, mi vengono a fare il pelo e il contropelo, giusto, come giusto che sia, e poi c'è il venditore di cozze che sembra legibus soluto, che sembra al di sopra di ogni disposizione normativa. Dobbiamo distinguere, Luigi, l'abusivismo è una piaga grossissima, certo, enorme, riguarda, certo, riguarda forse tutto il mondo, riguarda, però in particolare nel nostro territorio. Allora, per quanto riguarda l'ordine pubblico, possiamo che prendere atto del totale evidente cambio di passo, quindi vivo apprezzamento all'opera cambio di passo per quanto riguarda l'ordine pubblico. Io le pattuglie le vedo per strada, come tante, anche io cammino in centro, si vede, cammino addirittura adesso le pattuglie attraverso via d'Aquino, via di Palma, sì, 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 non si vedevano più da un po' di tempo. Questa è la parte dell'ordine pubblico. Poi ci sta tutta la piaga dell'esercizio abusivo delle attività, che è una delle cause principali delle sofferenze delle piccole imprese. Vogliamo fare qualche esempio? Parliamo dell'estetista, del parrucchiere che svolge il lavoro in casa o in casa dell'utente. Stiamo parlando di migliaia. Ma queste non si vedono. Io parlavo delle cose proprio evidenti. Di migliaia ormai di, il sommerso. Di persone che nella provincia di Taranto fanno questo tipo di attività. Vogliamo parlare dell'officina meccanica che sta nel sottoscala o nel, sì, box, certo, o a Lamo, a Talsano o nelle campagne. Certo. E ultimamente sono state pizzicate, no, dalla polizia stradale, quindi se tu sommassimo tutto questo nero è esercizio abusivo, io perché devo stare lì? Sai cosa gli dicono in ufficio? Ma perché io devo stare lì? È iscritto, pagare le tasse e questi mi passano davanti, e questi mi vendono le cozze davanti, come che mi vendono la frutta davanti, no? È una cosa. Questo è quando siamo andati a parlare presso i comandi o all'ispettorato del lavoro, ovviamente loro si applicano il regolamento, lo dico, guarda, io non ho l'obbligo del controllo del territorio dal punto di vista delle attività produttive, ce l'ha il sindaco. Sì. Ce l'ha il sindaco con la polizia non aria. Ovviamente sappiamo il sottodimensionamento. No, ispettorato del lavoro come non c'è il compito di. No, ispettorato del lavoro. L'ispettorato del lavoro non ha il presidio. Cioè, l'ispettorato del lavoro non cammina. Vede un'illegalità come non deve. Perfetto, l'ispettore del lavoro. L'ispettore del lavoro non cammina per. Uno scontrino che non c'è proprio. Mi sembra strano questo. Sono tutti interventi coordinati. Il vigile, il famoso vigile della polizia non aria deve camminare come quello delle insegne che va a vedere chi si è aperto e chi non si è aperto, così fa il vigile, deve dire ma questa non c'era prima o questa c'era. Possiamo dire che gli altri non hanno competenze, no, non ho detto, non lo dice una competenza specifica, non ho detto che non hanno competenza, ma hanno una competenza specifica spesso sussidiaria a questo tipo di discorso, ma per interventi mirati. Questo è uno dei riguarda tutti i sindaci, no? Riguarda, però sull'abusivismo, Paolino, stiamo parlando. Io questore, se so che Luigi Abate fa il parcheggiatore abusivo a via Pitagora e lo vedono tutti, allora io mando una pattuglia e dico: Luigi Abate, ma 5 giorni di galera non ti sono serviti? Ma non è che lo convinci con questo. Vabbè, te lo porto però dentro. Non è che gli devi chiedere il permesso. Se mi permette. Dice cortesemente: capire un attimino, perché poi volevo precisare meglio il sì, mio discorso produttivo, no? Nel senso che stanno procedendo bene, i tempi sono più lunghi. Sono sicuro e certo che Dante ci metterà del suo domani già per cercare di avvicinare, però ci sono delle scelte che sta facendo l'amministrazione comunale che non solo non ci convincono, ma ci preoccupano. Ci preoccupano moltissimo. Quali? Ce n'è una che devo purtroppo portarvi le carte, approfitto di questa trasmissione. Il Comune di Taranto sta escludendo
le imprese edili per la manutenzione, per la manutenzione delle scuole. Sta facendo ormai in un iter già avviato da un po' un affidamento un project finance ventennale per la manutenzione delle scuole con un'unica stazione appaltante. Quindi, Dante, tu hai fatto anche l'assessore ai lavori pubblici? No. Perfetto. Avete avuto mai problemi negli anni che diciamo che anche tu sei da bel po' a rappresentare degnamente i cittadini tarantini? Avete mai avuto problemi con le imprese edili tarantine per quanto riguarda le scuole? Sono state chiamate anche di notte, sono state chiamate di domenica, sono state chiamate a fare. Sto parlando di grandi lavori, quei piccoli lavori che comunque fanno budget in un volume d'affari di ogni impresa. Tutte queste tra un po' verrà spazzato via perché ci sarà una stazione appaltante che farà tutto da sé. Non di Taranto, forse. Abbiamo scritto, quando l'abbiamo appreso dal giornale, insieme tutte e cinque le associazioni, abbiamo scritto la prima volta all'assessore Motolese per conoscenza al sindaco, 11 aprile 2019, nessuno ci ha risposto. Abbiamo riscritto il 29 maggio del 2019 al sindaco Pelucci, che in quel momento era anche assessore, non abbiamo avuto nessuna risposta. Se questo è il metodo, cioè nel senso che noi ti chiediamo un incontro per capire, probabilmente siamo noi che ci sta sfuggendo qualcosa, probabilmente le scelte che fa l'amministrazione ci possono anche convincere, ce le spieghi, ce le dici. Non aver dato risposta alle lettere e alle note stampa che sono state fatte non è un buon segnale. Questo lo dobbiamo mettere. Poi io credo che possiamo approfittare. Devo dire, Capiulo, che no, io le lascio. Come si dice, no? Le lascio a sono venuto per un po' più complessa, diciamo, sì, nel senso che tra l'altro prende le mosse da un po' di tempo. Dico purtroppo bisognerebbe dedicare una trasmissione su questo, no? Per cui dedicheremo almeno ci chiami e ce lo dici, cioè guardate, abbiamo fatto sta scelta per questo, è legittima, poi ognuno va per la sua strada, ma non aver considerato nemmeno la valutazione dell'incontro, questo non è un buon segnale. Allora Capiulo, questi si sentono proprio snobbati. Sì, adesso ritorniamo. Almeno, stando alle lettere, le lettere ci sono state le risposte. Poi vorremmo proporre anche due o tre soluzioni. Cioè, il problema è che, signori, al 31 dicembre ci sono un bel po' di imprenditori che stanno valutando se chiudere o meno. Se non vedono, si aggiungeranno se agli non altri. Vedono un segnale. Ok, Capiulo. Sì, ripeto, sono cose complesse, non è. Cioè, molte cose, tra l'altro, ripeto, ci sono diverse competenze, cioè, per esempio il discorso abusivismo anche qua meriterebbe, diciamo, un approfondimento, perché a Taranto, questo lo dobbiamo dire, perché diciamo, prima con la battuta si diceva che non è da diversi anni che faccio il consiglio comunale, io ho maturato l'esperienza, no, proveniendo tra l'altro da alcuni aspetti particolari dell'impegno politico, che Taranto non è un'unica città, all'interno di Taranto convivono mondi che si sfiorano, no? Allora, per esempio, il mondo dell'abusivismo è proprio una realtà a sé. Io per esempio quel periodo che ho fatto assessore al patrimonio nel 2010 ho vissuto un mondo, cioè, nonostante vivessi da oltre 40 anni a Taranto, che non avevo mai visto, cioè è gente proprio che sta fuori dalle regole. Sì, che fa dell'illegalità la propria condotta di vita. Spesso con i miei amici, quando abbiamo ridere, racconto i fatti di quel periodo, perché ne ho visti veramente di tutti i colori. Ora, il discorso è che quel problema, se pensiamo che debba essere risolto dai volenterosi vigili della polizia non aria, secondo me non andiamo da nessuna parte. Anche qua è un problema di ordine pubblico, di tutela sociale, cioè è un problema complesso, in cui ultimamente si è scelta anche la linea dura, perché poi io personalmente ho visto le baracche proprio che sono state smontate in mezzo alla strada, diventa anche qua una fatica di Sisifo, perché tu riporti la pietra e quella ti ritorna, ecco, come dicevi tu, no? Luigi, però il problema è che... Capito, io poi dico, a estremizzare, non è che qua ci vuole il metodo Cito? Ma in alcuni casi serve, ma in diciamo, senso chiariamo, poi non è, allora, ci non vuole, è che quel periodo no, c'era no, sicuramente ci vuole, c'è un problema anche di ordine pubblico, il giusto e sano decisionismo. Io personalmente scherzo e dico che ogni tanto ci vuole pure la mazza, perché anche la mazza purtroppo, cioè, per esempio, sugli incivili, ritorniamo a una cosa più semplice, no?
che hanno scelto di individuare le campane di vetro come le loro discariche, lì veramente mi metterei con una mazza e la sfracellerei in testa ogni volta, perché è proprio, non è che dice uno, è un continuo, no? Allora, il problema qual è? Che questa questione, mi fa piacere comunque il questore abbia avuto, diciamo, questa nuova forza, no? Che c'è bisogno di vederlo come un fatto di ordine pubblico e di problema sociale, perché parliamoci chiaro, se a quello delle cozze o al parcheggiatore abusivo tu non gli dai un'alternativa, ma quello delle regole dello Stato, fatevelo dire per esperienza personale, non se ne fotte, cioè quello rischia pure la galera, rischia pure la vita, no? Perché non ha niente da perdere. Allora, da questo punto di vista il problema è complesso, si sta tentando delle soluzioni, c'è molto ancora da fare. E non mi va neanche il ragionamento che faceva qualcuno in passato, dice, ma non è meglio che vendano la frutta abusivamente piuttosto che vadano a fare gli scippi? E anche questo è un altro discorso sbagliato. Questa è una teoria che in molti casi è passata, no? Della tolleranza, però anche questo, perché ripeto, anche qua i diversi mondi che vivono dentro Taranto, no? Poi c'è una parte di queste cose se ne abusa, perché poi se parliamo ad alcune categorie di artigiani sappiamo che ci sono i doppi lavoristi o ci sono i pensionati che già prendono una pensione, magari l'hanno presa a meno di 50 anni ai giovani. E vanno a togliere, cioè, voglio dire, anche qua bisogna fare delle distinzioni. Okay. La cosa più importante che ha detto, no? Cioè, il discorso degli argomenti su cui consultarsi, questa questione dei project financing, parla la storia di questi anni, non sono stato quasi mai favorevole ai project financing, perché purtroppo a Taranto sono finiti sempre male, purtroppo sarà una maledizione, no? La vecchia amministrazione. Quest'ultimo project financing, che spiegato dai tecnici e da una parte della politica, nasce per risolvere il problema annoso delle scuole, perché noi abbiamo oltre, se non ricordo male, una cinquantina di scuole che il comune deve garantire, e parliamo dei nostri ragazzi che dai 3 anni fino alle scuole medie, questa è la competenza del comune di Taranto, devono andare nelle scuole in tutta sicurezza. Abbiamo la stragrande maggioranza delle scuole che ha problemi, anche problemi grossi in alcuni casi, no? Allora, il comune attraverso questa modalità finanziaria, perché poi questa è una modalità finanziaria, ha pensato di risolvere in poco tempo questo problema, cercando di dare sostanzialmente una agibilità però, e una. No, sto spiegando la teoria di chi ha portato avanti questa cosa. No? Da questo punto di vista, questa è la teoria che per la vita è stata portata avanti soprattutto da una parte dei tecnici della precedente amministrazione. Poi l'attuale amministrazione, presa dalla fuga, ha cercato di portarla avanti. Adesso, noi come Consiglio Comunale, per la verità, non ci siamo mai espressi, se non in passato, addirittura cercando anche di fermare questa cosa. C'è una scelta che è stata fatta, io personalmente lo dico, tanto non ho nulla da temere, credo che non sia stata la scelta migliore. Se è possibile, laddove ci sarà consentito, è una scelta che va rivista, però obiettivamente è un problema, perché sottrae mercato alle piccole e medie imprese locali, su cui per la verità noi cerchiamo di lavorare nel rispetto della norma generale, perché poi ricordiamocele che le norme nazionali, come consentono alle imprese di venire a Taranto, così consentono alle imprese di Taranto di andare a lavorare fuori. Facciamo troppo i provinciali, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Solo che i tarantini fuori non vanno mai. Le ultime norme invece che sono state fatte, anche le variazioni prevede invece delle fette di riguardo dei lavori proprio alle imprese. È stato innalzato a chilometro zero, non è che l'ho fatto io, basta dirlo ai tecnici che sappiano applicare. Roberto Conte, è proprio così semplice, il codice dei contratti è fissato, cioè l'ANAC, Roberto Conte, fosse così semplice. Paolillo ha sollevato questa questione per quanto riguarda dei lavori, no? Nelle scuole,
le imprese locali, medie, piccole soprattutto, nonostante tanti anni di sacrificio e di abnegazione, di servizio al comune, ora vengono di fatto cassate, arriverà probabilmente un ATI, sicuramente, una realtà più grande, non tarantina, che come dire sarà padrone in casa nostra, e le piccole aziende dopo tanti anni di servizio si ritroveranno per strada. La legge lo consente, però c'è anche un rispetto delle aziende locali che già di per sé soffrono. Se poi si toglie loro l'ossigeno, sono morte in partenza. Qui vorrei provocare anche le imprese locali, no? Perché mettersi insieme potrebbero anche loro partecipare a queste cose. E invece dare la cultura del mettersi insieme non c'è, o almeno non c'è, perché quando si è fatto male. E quindi bisognerebbe culturalmente lavorarci anche su questo, per tornare al problema dell'abusivismo. Anche lì è un discorso culturale, perché dietro la necessità dei cosiddetti casi sociali poi si mettono tutti i furbi, no? E quindi la tolleranza per alcuni poi diventa un abusivismo che sta sotto gli occhi di tutti. Il problema è, dalle ultime operazioni abbiamo visto che quando si vuole le cose si fanno, le pattuglie interforza, polizia, guardie di finanza, vigili urbani, ASL, hanno fatto dei buoni risultati nell'ultimo periodo. Quindi se vogliamo far diventare Taranto una città normale, quindi quei cittadini civili di cui tutti ci lamentiamo, se non iniziamo a dire che le regole ci sono e si rispettano, non ci arriveremo mai, rimarremo sempre una città non normale da questo punto di vista. Quindi ecco, bisogna lavorarci. Abbiamo visto che, se si vuole, l'arrivo del nuovo questore ha dato un impulso, anche se, ma comunque anche la volontà politica di fare certi interventi. No, abbiamo visto Via del Tramonto, si è voluto togliere quel campeggio abusivo e si è fatto. Quell'operatore a Talsan, a cui faceva il riferimento Dante, si era appropriato di un angolo di strada, si è andato a togliere, solo che si è limitato ad alcuni, i casi più eclatanti. Ma se non si fa un intervento progettuale su tutto, non si arriverà mai a essere una città normale, cioè sarà sempre il furbo che si infilerà in queste situazioni. Botano, ma è proprio vero allora che San Cataldo è amante dei forestieri? Pensavo se sono a chi gestire vengano. Però se sono aziende che devono operare la manutenzione delle scuole fanno fuori i tarantini, non ci siamo più. Allora, se ci sono norme e regole, che se, come dice Dante, bisogna rispettare alcune regole dove è previsto solo quel tipo di intervento, si va a fare. È una scelta. Però, come dice lecita, Paolillo, per carità, però inopportuna. Come dice Paolillo, se ci sono si possono evitare le scelte, è obbligatoriamente, io dico obbligatoriamente, tutelare l'impresa del territorio, ben venga, però sempre nel rispetto delle regole. Però al di là della veste giuridica, che non bisogna, come dire, celarsi, nascondersi dietro il fatto che dice ma la legge me lo consente, però l'opportunità vuole che tu devi comunque andare incontro alle imprese locali. Non nascondiamoci, anche questa è la politica, è fatta di scelte. Allora, sicuramente ci saranno persone con dei cervelloni così, prima di redare una gara d'appalto, presumo, no? Giusto per non essere attaccabili da una parte o dall'altra e non andare in un contenzioso lungo. Non nascondiamoci che noi veniamo da contenziosi decennali per quanto riguarda l'area monopoli settoriale, no? Dove
nonostante bandi che sembravano si bilanati, è bloccato tutto. Si era bloccato tutto, si è sbloccato, si riblocca, si riblocca. Quindi penso che l'amministrazione e anche le ecco il passaggio. Non è che ragione o torto. Se l'amministrazione si sente con le associazioni interessate, tutte, penso che si arrivi a una determinazione più esatta, senza con questi contenziosi che si potrebbero aprire. E termino il mio intervento e lo ripeto a tutte, alle associazioni di categoria, a chi ci ascolta, al comune, all'amico Dante, perché posso permettermi all'amico Dante, perché apro e chiudo una parentesi anche questo. Ho chiesto più volte di interventi per dei cittadini, ha alzato ed è venuto a vedere cosa aveva bisogno alcuni cittadini. Non perché è presente, non perché è presente, ma lo dico, è una persona a disposizione del cittadino. È vero, no, no, va dato atto. Ritorno dicendo che il cittadino è tutto gratis, se è puntualmente l'elettorato lo premia. Questo è un dato di fatto. No, è un dato di fatto. Puntualmente l'elettorato premia questo impegno. È un dato di fatto che perché le cose vanno dette. Dei muri all'interno dell'amministrazione, però. Di per sé lui fa il allora, tiene il suo concludo, dovere. Oltre all'apprezzamento grazie. Al Gabriolo e all'apprezzamento al questore pubblico, massimo apprezzamento da parte di un'associazione di consumatori, dico il cittadino, l'utente, il consumatore deve essere al centro dei vostri progetti, dei vostri intenti. Senza il cittadino, l'utente, il consumatore, qualsiasi cosa che progettate, se non è per il suo bene, per il suo interesse, secondo me non fa nessuna parte. Ok. Allora, ora siamo quasi in conclusione, vorrei sforare qualche minutino di questa parte, anzi facciamo sì, andiamo in pubblicità e poi avremo un'ultima parte molto breve, ma perché voglio capire un po', noi stiamo parlando sì di comune, di provincia, di regione, di tutto quello che si vuole, però tante scelte, ora si avvicina la legge di bilancio, la finanziaria, la cosiddetta finanziaria, come si chiamava una volta, e molte scelte arriveranno da Roma. Come va? Come si sta comportando, o meglio, come si comporterà questo governo? Lo scopriamo dopo la pubblicità per una quarta parte davvero flash. Bene, ultima parte di Polifemo, saremo molto brevi perché devo dire tutte queste tematiche relative alle medie e piccole imprese locali le abbiamo sviscerate, però dicevo tutte le imprese, medie, piccole, grandi, quelle che siano, subiscono nel bene o nel male le scelte dell'altissimo governo. E ora abbiamo Conte, abbiamo di nuovo Conte, perché poi Conte è un uomo per tutte le stagioni, per tutti i partiti. L'importante è che faccia il Presidente del Consiglio, come i 5 Stelle. L'importante è stare lì, poi con la Lega, col PD è secondario. E allora lei, Paolillo, dico no, lì ho letto molti post. Ma Paolillo, ho letto dei post di Paolillo che certamente non vedeva di buon occhio questo matrimonio, inciuccio poltronistico. È stiato male lui. Allora, rettifichiamo. C'è una cosa che non mi abituerò mai, crescendo, poi sai, e il fatto di abituarsi a un certo tipo di politica che ha completamente abbandonato il discorso della coerenza. Possiamo pensarla non nello stesso modo, però se tu fai una campagna elettorale e ti prendi degli impegni, non puoi il giorno dopo, proprio il giorno dopo, rimangiarti tutto. Perché cambiare idea è un conto, ma farla passare non come un cambio di idea, ma come una cosa che non è mai accaduta, questa cosa non mi abito. Io la non coerenza non la premio ovunque, cioè non la premio nella famiglia, non la premio nel lavoro, cioè non la vivo. Sto vedendo che la politica purtroppo in generale, da destra a sinistra, si è purtroppo ridotta alla gara a essere più contemporanei possibile. Oggi che va l'aranciata, tutti con l'aranciata, domani tutti Coca-Cola e l'aranciata come se niente fosse. Ma cosa fosse, sarà, no? Una legge di bilancio di lacrime e sangue? Andare a stritolare i poveretti. Ma io mi auguro che già il, perché sta tassa sulle lacrime, merendine, al di là delle lacrime e sangue, al di là delle battutine, le lacrime e sangue sul nostro territorio.
ci sono. Poi sarebbe anche bello capire, no? Faccio una parentesi, no? Taranto è stata oggetto di un passaggio di una cometa, no? Che passerà chissà fra quanti migliaia di anni, che sono i soldi del soldi a pioggia che sono arrivati. Io pensavo la cometa di certi no? parlamentari 5 Stelle. No. Quelli hanno fatto vinto il biglietto da turista per sempre. Sto parlando di tutti questi soldi che sono veri quei soldi, certo, che stanno arrivando e ancora si devono consumare, una buona parte si devono consumare. Volevo capire se qualcuno se ci può dire quanto è stata la parte assegnata o quanto ha partecipato le imprese tarantine, perché alla base di queste norme c'era una specie di compensazione non solo al cittadino per l'ambiente ma anche al sistema economico per quanto riguarda le attività. Capriolo. Sono curioso di saperlo, so che non dipende. No, certo, ci ovviamente da... no, anche quando piove ci sono delle istituzioni preposte. Piovere molto di più. No, intanto io, come penso sia abbastanza noto per chi conosce la mia storia politica, sono assolutamente favorevole a questo accordo che è stato fatto, perché comunque ha delle istanze che sono molto più vicine alle mie. No, scusa, dopo che i 5 Stelle hanno sparato veleno sul PD e su Renzi, poi si alleano. Ma perché con la Lega non avevano sparato? È la riprova dell'incoerenza. Però cerchiamo, ripeto, di fare dei ragionamenti che sono completi, no? Io ascolto anche la battuta che hai fatto tu, che poi riprende alcuni slogan delle poltrone, no? Ma perché se quando c'erano Liga e 5 Stelle o altro non c'erano le poltrone? Le poltrone ci sono, le poltrone stanno lì e poi c'è chi le prende, c'è chi non le prende, ma non è che se la Lega vince non ci sono più le poltrone stanno. La poltrona è un posto di governo, dipende da come le interpreti, perché non possiamo pensare ad uno Stato in cui non c'è il governo, no? No, però allora, l'attaccamento violando la coerenza, questo è il problema. Ripeto, fermo restando che la politica, per chi l'ha fatta, sa che in molti casi è l'arte dell'impossibile, no? In cui si cercano soluzioni anche le più imprevedibili. Compromesso. Era ovvio che l'alternativa era o andare al governo, tra l'altro con un certo rischio, visto dalla mia parte ovviamente, no? Poi dall'altra parte potevano vederla come un fatto positivo, oppure tentare, rispetto ad alcuni temi che sono temi che sicuramente uniscono la parte della sinistra con i 5 Stelle, e cercare di formare un governo. Era ovvio che il rischio per il Partito Democratico e per i 5 Stelle di perdere ha fatto Salvini avrebbe stravinto. Di che cosa ci meravigliamo se rispetto ad un voto e ad un meccanismo di una Repubblica parlamentare si è fatta questa scelta? Sì, stiamo parlando di opportunità. Però attenzione, non la chiamiamo poltrona, sì, questa è la politica. La politica è fatta di queste scelte, poi giudicheremo rispetto ai fatti. Come se nulla fosse, dai decreti sicurezza di Salvini, dai porti chiusi ai porti aperti, come se nulla fosse. Però attenzione, Conte, che era non era conosciuto, per chi ha letto un po' di biografia, lui ha sempre detto di aver sempre votato a sinistra. L'anomalia era che era stato scelto, ma penso che anche a me, a te, se ci proponessero un certo momento di fare presidente del Consiglio dei Ministri, un pochettino sbanderemmo. Sì, per carità. Che io credo che il vero Conte sia quello di adesso, che va all'ONU oggi o in questi giorni e parla di New Green Deal. Conte che andava, ma probabilmente prima era quel mediatore rispetto al contratto di governo. Oggi state entrando nella parte pratica. Io invece mi soffermerei un attimino su, indipendentemente che sia destra, sinistra, questo l'ho detto prima, ma il messaggio che stiamo dando alle nuove generazioni del modo di fare politica, di occuparsi della cosa pubblica, questo mi sta preoccupando. Così come mi preoccupa il messaggio la De Filippi. Fabio, te lo dico veramente da chi oramai tornerò a riprendermi la mia vita dopo questa esperienza, perché comunque ti sconvolge, no? Certo. E quindi faccio la politica non per professione, ma lo faccio perché sono stato eletto, poi nella vita faccio tutt'altro.
Cioè, attenzione, non facciamo tutti i puritani, perché poi la politica è questa, la politica è sempre la necessità in alcuni momenti di mediare sui tuoi valori, perché se dovessi decidere solo con la mia testa, sai quante cose per me non vanno bene? Dante, mi dicono che stiamo sforando... No, per concludere il concetto, cioè, dire, questa è la politica, il problema è dobbiamo vedere i fatti, no? Quello che mi interessa di più è quello che hai detto alla fine, che legge di bilancio si fa, se risponde ad alcuni valori ad altri. Allora, Roberto Conte, cosa si aspetta Confesercenti dalla prossima legge di bilancio? Perché qui si sta vedendo, si vuole far tornare i conti, si vuole evitare che l'IVA ovviamente giustamente salga, però poi vai a stritolare, vai a fare le pulci, vai a stritolare la briochina, il rincaro sui voli aerei, cioè non so che criteri ci sono. Il problema è che la coperta è corta, no? Quindi la tiri da una parte e ti scopri dall'altra, però l'aumento dell'IVA era una cosa, era una cosa da scongiurare, no? Quindi per la nostra categoria sarebbe stata la fine. Ma anche questo taglio del cuneo fiscale potrebbe dare più linfa all'economia, quindi chi avrà più soldi in busta paga potrebbe spenderli. Il problema è che se fai certe azioni devi per forza andare a recuperare. Il discorso delle merendine non è solo un discorso di tasse, è fatto anche per evitare che i ragazzi mangino alcune cose che fanno male, no? E perciò si tassa, non solo perché si vuole fare un'entrata maggiore. Il problema è vedere la durata di questo governo. Io, questa è la preoccupazione che ho, che si inizi un discorso e poi non si porti avanti. Votano, per concludere, i consumatori e la legge di bilancio. Legge di bilancio, lacrime e sangue, per i consumatori lacrime e sangue sono finite. Ah sì? Non c'è più niente. Non cominciamo più a tassare ulteriormente. Non ne hanno più sangue e lacrime. Sì. Ah, nel senso che non c'è più possibilità né di piangere né di piangere di sangue. Quindi siamo dissanguati. Queste varie politiche di assistenza, essendo un lavoratore, ha sempre pensato che sia una donna, per una donna e per un uomo il lavoro è quello che lo rende dignitoso. Questa assistenza a pioggia, poi da controllare effettivamente come vengono i redditi di cittadinanza, i famosi furbetti, io penso sia più dignitoso un lavoro, seppur umile, più dignitoso un lavoro, dare un lavoro, che questa situazione a pioggia da studiare. Cercherei assolutamente di escludere ulteriori tasse che impoveriscono sia gli imprenditori che i cittadini. Assolutamente penso che sia una politica che si possa rimodulare tutto. Non entro, non sono un politico, però quando vado a fare il calcolo di ciò che rimane in tasca, penso come consumatore, padre di famiglia. I conti della serva sono sempre quelli che rispecchiano la verità. A chi ha figli all'università per dare un ruolo migliore. E ripeto, per un uomo, per una donna, per una famiglia, il lavoro lo rende più importante, non l'assistenza. Perfetto. No, è una repubblica fondata sul lavoro, non sull'assistenza a pioggia così. Io dico anche una repubblica che fin quando non si farà un presidenzialismo diretto, sarà una repubblica che continuerà a essere basata anche sulle poltrone, ma questa è una mia opinione. Perché io devo sapere alla fine chi io voto: Salvini, io voto Renzi, io voto Conte, io voto chissà chi. E quella persona, se ha più voti, deve governare, senza inciucci e giochetti. Ma dipende come siete, ho più voti che si mira. Attenzione che è pericoloso questo discorso. Come la legge del sindaco. Come il sindaco. Pari pari. Vabbè, una cosa è amministrare una città, una cosa è amministrare il governo. Ne parleremo un'altra volta. Occhio e allora, che le derive poi sono pericolose. Lo so, però la democrazia dice che chi c'è i numeri governa. Ma la democrazia non significa che governi col 15% o col 20%, E allora ringraziamo Fabio Paolillo, segretario provinciale di Confartigianato Taranto, ringraziamo l'avvocato Dante Capriulo, consigliere comunale di Taranto, presidente della commissione consiliare bilancio, ringraziamo Roberto Conte, direttore di Confesercenti Taranto, ringraziamo Domenico Votano, presidente provinciale di ADOC. Grazie a voi, una puntata
in cui abbiamo fatto un bel dibattito, un dibattito civile, garbato, e però è stato messo giustamente tanto sale, ma perché poi alla fine ci interessa difendere le imprese tarantine, ci interessa difendere la media e piccola impresa, consentiteci, ci interessa difendere noi stessi cittadini, che poi siamo alla fine, come dire, il terminale, il destinatario ultimo in questa filiera, ma come principio dovremmo essere, come dire, all'apice, il destinatario prioritario. Ora, gli obblighi pubblicitari è, come detto, una parte molto bella. Concludiamo i nostri eventi estivi con State a tavola con noi, una cena di comunità in quel di State, nella Biopiazza, dove a tavola si sono riprodotti pietanze, piatti di tutto il Novecento con vari soggetti in abiti dell'epoca. Una cosa simpaticissima da non perdere dopo la pubblicità.